Diciamo che è una, appunto, la prima serata di una rassegna gastronomica che vede gli agriturismi trevigiani impegnati a valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio, e mettendo nel piatto quelle che sono le nostre specialità stagionali soprattutto. Questa prima serata, appunto, che è la serata invernale, vede il radicchio protagonista, ma non solo, con appunto con tutte quelle che sono le nostre specialità che in questa stagione si apprezzano, guarda la radicchio, la soppressa, poi abbiamo messo anche l'olio, abbiamo messo il miele, abbiamo messo i formaggi della latteria Soligo, perciò tutte quelle eccellenze che abbiamo, che è giusto raccontare e che poi i nostri agri chef di agriturismi sanno anche valorizzare. Perciò noi come Coldiretti Treviso dobbiamo assolutamente dare valore a questi nostri prodotti, che visto che abbiamo un territorio, quello trevigiano, che assolutamente è ricco di prodotti di grande eccellenza che tutti ci invidiano. Noi chiaramente dobbiamo solo a mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze del territorio, ripeto, e poi abbiamo questi agriturismi, in particolare questa sera il Bosco del Falco, che ha da anni scelto la via della qualità, anche della mise en place, di tutto quello che oggi è un'eccellenza nel mondo della ristorazione, e perciò questa sera abbiamo proprio la possibilità di, oltre che mangiare piatti di grande sostanza, di grande qualità, ma anche il tipo di servizio che si ha, dell'attenzione anche del mettere nel piatto quella cura, quella qualità che oggi sicuramente fa la differenza, e su questo stiamo spingendo appunto perché si possa fare di tutto per valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio. Ma è molto importante fare squadra nel territorio per cercare di valorizzare i nostri prodotti tipici locali. Come sempre dico e ripeto, l'importanza della tutela delle nostre produzioni non ha soltanto un valore di tipo agricolo, ma anche a livello turistico, e in qualità di assessore al turismo lo posso dire, l'importanza di avere delle produzioni che creano attrazione turistica sul territorio diventa fondamentale. Quasi il 25% dei turisti internazionali si muove con una motivazione legata al bere bene e al mangiare bene, non solo come qualità ma anche come sicurezza alimentare. Quindi la tutela dei nostri prodotti tipici è fondamentale, non solo per una difesa dell'identità, della cultura, del nostro popolo, dei veneti e delle nostre tradizioni, ma anche per difendere la nostra agricoltura e per difendere il nostro turismo.